Non è così. Cerchio Firenze 77, attraverso Roberto Setti, a cura di VB. L'uomo, durante la vita in senso lato, nasce spiritualmente. Secondo la vostra religione, dovreste credere che l'uomo è già nato spiritualmente e nella vita sta collaudando il suo spirito. Vedi, non è così. Voi state nascendo spiritualmente. 161D. Lo spirito non nasce. Non dovete quindi intendere nascita spirituale come nascita dello spirito. Lo spirito è increato e partecipe della natura dell'assoluto. È quindi completo, immortale, immutabile, infinito, eterno e così via. Nascita spirituale significa manifestazione di questo spirito nella coscienza dell'individuo. 161D. Usiamo nascita spirituale in senso lato, indicando cioè quel periodo durante il quale l'individuo è intento a organizzare i suoi veicoli, i quali una volta organizzati daranno la nascita spirituale propriamente detta, ovvero saranno propriamente adoperati per formare la coscienza dell'individuo. Tutta la manifestazione di un cosmo ha questo scopo, questa radice, la nascita spirituale 242G.